La crisi economica si ripercuote anche sulle code in autostrada. Il minor numero di italiani che andranno in vacanza quest'estate, circa 2 milioni in meno solo a luglio, secondo le stime di Coldiretti, cancella il bollino nero. Secondo il Ministero degli Interni, infatti, quest'anno non ci saranno le famigerate giornate segnalate come molto critiche per il traffico verso le località di vacanza e che rimandano a immagini di interminabili serpentoni di automobili incolonnate. Oltre al minor numero di italiani che lascerà le proprie abitazioni per godersi un periodo di riposo in località di villeggiatura, circa la metà dell'intera popolazione, ci sono più famiglie, una su tre, che scelgono di partire a luglio perché le scuole sono già terminate e si riesce a risparmiare un po' rispetto ai prezzi da altissima stagione di agosto. Sempre per spendere meno, diminuiscono gli italiani che vanno nelle località di mare, mentre aumentano quelli che vanno nelle città d'arte, che a luglio e agosto hanno prezzi più convenienti. E accrescerà ulteriormente il numero degli italiani che rinuncia a partire il recente aumento del prezzo dei carburanti. La benzina vola verso quota 1,84 euro, spinta al rialzo dalla tensione in Egitto che influenza le quotazioni del petrolio. Il rischio di disordine o guerra civile nel paese dei faraoni, infatti, getta un'ombra sulla praticabilità del canale di Suez, la principale via di passaggio del greggio per i paesi mediterranei come l'Italia.